Attenzione, Ryan si sta muovendo. Meglio rimanere concentrati. È il momento di sbancare il tavolo o tornare a casa in mutande. Ryan ha la chiave genetica di Rapture. Se gliela prendiamo, ce ne andremo da questo inferno. Altrimenti, diventeremo tutti e due fantasmi. Ora, per cortesia, dovresti andare all'ufficio di Ryan e uccidere quel bastardo. È giunto il momento di farla finita. Come on.
Un verme alza lo sguardo e vede finalmente il volto di Dio. Ma guardati intorno. C'è una vera e propria convention di vermi qui dentro. Avevano tutti una madre, un padre, gente che li amava. Si sono sposati, hanno scopato la moglie. Cosa ti fa credere di essere diverso? Non ti ho ancora scelto un posto sulla parete. Fammi sapere se hai preferenze. Mi sbattere da quello scimmione per 3 settimane, ma finalmente ha sputato il rospo su come arrivare ad Andrew Ryan. Generare un sovraccarico simpatico nel nucleo armonico numero 3. Tutto qui. Ora devo solo capire che cosa cavolo è un sovraccarico simpatico, per non parlare di un nucleo armonico numero 3. Uno scherzo per un ingegnere elettrotecnico. Peccato che disegni scarpe da donna. Andrò a trovare i meccanici sopravvissuti al controllo delle perdite caloriche. Vedrò cosa riesco a farmi dire. Come tutti i parassiti che hanno tentato di entrare qui, ti credi chissà chi. Potrei spiegarti le ragioni scientifiche per cui ciò che cerchi di fare è impossibile. Ma sarebbe come suonare forte da una ragazza. Vai! La mia!
tutte le menzogne di Atlas e dei suoi parassiti. Rapture è in ascesa. Anche chilometri sopra l'acqua del fusto. La malattia! Che ci ha mangiato? Eretico! Ladro! Ehi, ti ho visto! L'ho indossato per te.
piace a te. Il giudizio universale ti condannerà! Forza! Affrontami! Scappa! Scappa dalla luce! Ti manderò le malattie! Corri dal tuo... consumano quegli R34, come le ragazze dell'Inps consumano la penicillina. L'agente De Atras ci attacca in continuazione e ho due meccanici morti solo questa settimana. Dobbiamo limitare le spese. Volevo avere a che fare con dei dilettanti. Sei rimasto sulla terra. Te ne pentirai.